trovati per lo spazio dedicato alla medicina, è tornata a trovarci la dottoressa Margherita Luongo che voi già conoscete, è stata nostra ospite prima della parentesi Covid che un po' ci ha allontanato da tante persone, che è anestesista, rianimatore, ma soprattutto oggi qui è come presidente della fondazione, scusami, Maria, eh, Maria, Maria Guarina Amor Onlus. E Con lei faremo un po' il punto della situazione, soprattutto per quanto riguarda l'origine di questa fondazione e di quelle che sono le sue finalità, che noi ben sappiamo, però questa parentesi che ci ha tenuto lontani forse non ha consentito a tutti di sapere qualcosa in merito. Quindi partiamo da qui, dalla tua fondazione, eh, buonasera, perché nasce innanzitutto. Eh? Buonasera e grazie per questa opportunità stasera di stare con voi. La Fondazione Maria Guarino Amorollus è una fondazione che abbiamo creato, dedicata a mia madre vittima del cancro, per dare un aiuto ai pazienti cronici oncologici con ossigeno ozono, cannabis terapeutiche e terapie integrate. L'ossigeno ozono, diciamo che ha origini lontane perché nasce già dagli anni Ottanta, dove mio padre, all'Università di Napoli, aveva appunto un ambulatorio pubblico unico in Italia presso il vecchio policlinico e grazie agli studi che sono stati fatti in 30 anni. Tra lui e l'Istituto di Farmacologia e il professor Ludovico Coppola della Geriatria, i dati che sono usciti da questi studi hanno portato grandi risultati di benefici ai pazienti nel coadiuvare alcune terapie farmacologiche nel miglioramento della qualità di vita e nella riduzione degli effetti collaterali, nonché anche curativi su patologie osteoarticolari come le protrusioni discali. Tant'è che grazie a questi studi l'ossigeno ozono entrato nei LEAN in alcune ASL come branca affiliata nella terapia del dolore. Ovviamente, come tutti sapete, con la spending review eh, molti servizi sono stati tagliati sì. per carenza di fondi, per mancanza di personale, e quindi con l'andata via in pensione di mio padre fu chiuso l'ambulatorio di ossigeno ozono no? che coincide proprio con il decesso di mia madre. Quindi per portare avanti la ricerca... Per sostenere, per aiutare anche i pazienti in corso di trattamento abbiamo creato questa fondazione col, con i soldi del conto corrente di mia madre che oggi si avvale di medici volontari come me che in tutta Italia, quasi in tutta Italia, prestano gratuitamente la loro professionalità. Bene, mi dicevi che proprio ultimamente eri molto Allegra oggi, molto felice perché avevi avuto il risultato di un'ultima iniziativa. Quale? Sì, eh, la fondazione si sostiene economicamente grazie al 5 per 1000 e alle donazioni e le raccolte fondi. A fine giugno, il 29 giugno, siamo stati ad Agnadello, provincia di Cremona, grazie a una nostra grande sostenitrice Giovanna Maffioli, nonché agli amici di Matteo Giroletti che è stato un nostro grande sostenitore, un nostro guerriero. Che purtroppo oggi non c'è più, ma grazie all'ossigeno ozono lui ha eh, migliorato enormemente la sua qualità della vita, eh, prolungando anche la vitalità di 18 mesi eh, rispetto alla prognosi che gli era stata data. Grazie a Giovanna e grazie agli amici detti del Giro è stata fatta una festa in memoria di Matteo, il cui ricavato è andato alla fondazione. E grazie appunto a loro, come a tutti i nostri soci sostenitori, ieri è stato fatto il primo bonifico, bonifico all'Università di Camerino, eh, col quale noi stiamo già collaborando dal 2019, dove inizierà un progetto di ricerca su ossigeno e infiammazione, proprio ancora meglio per andare a indagare i meccanismi nelle malattie autoimmuni e croniche. Bene. Giustamente voi siete impegnati molto nella ricerca, ma mi dicevi prima molto impegno, voi profondete nella formazione, perché i medici che devono entrare a far parte di questo servizio di volontariato devono anche essere formati. Sì, e questo noi lo facciamo non solo attraverso congressi biennali, adesso il congresso il 12 ottobre, quest'anno sarà appunto a Milano, dove è un congresso scientifico per medici, biologi e farmacisti. Eh, anche con crediti formativi eh, dove eh, noi appunto parleremo della terapia integrata e l'ossigeno ozono in ambito oncologico, ma la formazione eh, la stiamo anche facendo grazie sempre all'Università di Camerino, al professor Nabissi che saluto Col quale è stato istituito un master di secondo livello teorico-pratico in ossigeno, ozono, cannabis, terapie integrate, acupuntura, eh, ipertermia, nonché eh, radioterapia eh, complementare, proprio per le figure dei medici, biologi e farmacisti. Nel quale il, il medico viene formato anche a 360 gradi su tutto ciò che, si, che può beneficiare al paziente perché noi dobbiamo curare il malato, non la malattia e quindi il paziente che entra nella fondazione noi cerchiamo di trattarlo a 360 gradi. Bene. Margherita, nel tuo escursus iniziale tu hai citato i vari tipi di patologie, di problematiche che possono, si possono aiutare con questo tipo di iniziativa, però ehm, a me interesse, interesserebbe sapere di più in campo oncologico come agisce. Sì, in campo oncologico oggi si sa che il cancro vive in un ambiente con poco ossigeno, infiammato e acido. Quindi noi andiamo ad agire innanzitutto su quella che è l'infiammazione, perché tutti sappiamo che l'infiammazione appunto porta una carenza di ossigeno, dato che l'ossigeno zono, dagli studi già dimostrati con l'Università Vanvitelli che fece mio padre negli anni 2000 si è dimostrato come l'ossigeno zono migliora la vascolarizzazione. Aumenta l'ossigenazione, oltre ad essere un potente antinfiammatorio analgesico e immunomodulante. Quindi, pazienti eh, oncologici in corso di chemio, radio, immunoterapia, ormonoterapia. Grazie all'ossigenozono aumentando l'ossigenazione il farmaco penetra più internamente alla massa in quanto tutto ciò che noi assorbiamo, mangiamo, ingeriamo, inaliamo viene trasportato dall'ossigeno dal sangue nel nostro corpo, ma essendo il cancro in carenza di ossigeno, il farmaco andrà intorno al tumore, non il suo interno. Questo è quello che crea la chemioresistenza. Infatti si parla di ipossia, che vuol dire carenza di ossigeno, e chemioresistenza. Ipossia e radioresistenza: meno l'organo è ossigenato, meno viene attraversato dal chemio e dal radioterapico. Facendo l'ossigeno ozono in concomitanza all'achemio, innanzitutto l'achemio agisce meglio penetrando più internamente alla massa. Secondo, andando proprio a stimolare il sistema immunitario, i pazienti, come anche visibili dalle testimonianze che spesso loro, uh, che loro fanno. Stimolando il sistema immunitario diventano molto più energici quindi noi andiamo a migliorare proprio quello che oggi impone il Ministero della Sanità con la legge 219 del 2017: la qualità di vita, la dignità di vita. Quindi, l'obiettivo è quello di far capire al paziente che non si deve associare la malattia a cancro alla morte: si può vivere col cancro, si può anche superare il cancro, si può anche guarire dal cancro. Ma dobbiamo. Oltre che curare l'effetto, la malattia, bisogna curare la causa e quindi ci sono delle figure poco eh, molto sottovalutate purtroppo, ma fondamentali come il biologo nutrizionista, l'alimentazione è fondamentale in ambito oncologico, che già il professor Perrino all'Humanitas, all sono 30 anni che sta pubblicando alimenti pro-infiammatori ed altri antinfiammatori, ma anche l'ausilio della psicoterapia. Infatti nei pazienti della fondazione lo scatenamento della patologia è sempre dopo un evento traumatico, quindi noi cerchiamo di accogliere il paziente. In primis bisogna sostenere bene la chemio riducendo gli effetti collaterali e quindi la tossicità ma anche poi andando a trovare le cause. Quindi noi cerchiamo di inserire il paziente in un percorso alimentare, psicoterapeutico, di attività fisica perché una volta che se si arriva a tac negativa, assenza di malattia e a guarigione bisogna ripartire in un altro modo. Se il paziente si ammala, non è un problema di, consentitevi il termine, di sfiga. C'è qualcosa in quell'ingranaggio che non funziona. È lì che bisogna lavorare. È esatto, dobbiamo ritornare, dobbiamo andare alla causa. Dobbiamo andare alla causa e dobbiamo cercare di migliorarla, ripartire in un modo differente. Un sovvertimento totale. E senti, forse è per chi ci segue da casa che non è addetto ai lavori. La cosa più semplice, hai parlato di alimentazione addirittura, sì. quali, se puoi dirlo, se è necessario certo. dirlo, i tipi di alimenti che sono infiammatori, soprattutto se cambiano a seconda del tipo di cancro? Allora, io eh, premetto che non sono un biologo nutrizionista, Però le, li qualcosa, sì, le linee guida generali è che ovviamente si devono eliminare alimenti che contengono fattori di crescita, quindi latte e derivati, le farine bianche, gli zuccheri e le carni rosse, anche perché noi sappiamo che il cancro si nutre di zuccheri e grassi, quindi dobbiamo dare un'alimentazione tipo, non vuol dire non mangiare, ma bisogna capire cosa mangiare, per esempio pane e pasta integrale, per esempio latte vegetale. Per... È importantissimo mangiare il pesce azzurro, il quale contiene gli omega 3 che vanno ad aumentare quella che è la mortalità proprio delle cellule tumorali in associazione a determinati farmaci e anche a determinati fitoterapici. Quindi la terapia, eh, io la chiamo proprio terapia alimentare, la dieta alimentare è fondamentale, però non basta avere una dieta e seguire quella vita naturale durante il paziente deve essere monitorato in base alle analisi, al tipo di farmaco che fa e quindi l'alimentazione ha un effetto sinergico di potenziamento sia con l'ossigeno zono con le terapie integrate, ma anche appunto con le chemioterapie riducendo appunto anche andando incontro a effetti collaterali delle chemio come la nausea. Allora chi vuole entrare in contatto con voi, che tu mi dici che siete anche molto presenti sui social, sì. come sia i pazienti, ahimè, che dovrebbero aver bisogno di voi, e sia coloro che vogliono fare il servizio di volontariato? Allora, per quanto riguarda eh, per tutti, noi abbiamo un sito che è www.amoronlus.com, eh, quindi dal nostro sito loro si possono mettere in contatto con noi, oppure chiamare nella nostra sede che si trova a Pozzuoli allo 081 526 3026 dalle 9.30 alle 13 dal lunedì al giovedì oppure possono scriverci via mail info-amoronlus.com Poi noi abbiamo, siamo sui social, c'è un gruppo su Facebook dove ci sono tanti dei nostri guerrieri, così si chiamano i nostri pazienti dove non solo... È importante anche la condivisione in questa patologia, ma eh, molte volte loro anche testimoniano i loro grandi risultati e quindi è importante anche per dare una speranza a chi non l'ha. E poi ovviamente per quanto riguarda in ambito scientifico... Uh, ci sono dei motori di ricerca come Google Scholar o come PubMed, dove ci sono le nostre pubblicazioni scientifiche. Infatti, tra poco uscirà una, un lavoro molto importante, sempre con Camerino, La seconda fase del pancreas, che è stata addirittura accettata da Pneal Research, che è una rivista scientifica molto importante che ha 10 di Impact Factor. Quindi abbiamo dato notizie. Veramente di speranza, tante tante persone che forse ignoravano l'esistenza di questa associazione che io vorrei chiudere chiedendoti perché l'hai chiamata Amor. Amor è un acronimo che sta per associazioni medici Ossigeno Zono Terapia e Ricerca. Amor perché è la cosa prioritaria nella fondazione. È quella proprio dell'amore. Oggi l'amore è una cosa molto sottovalutata, si sta anche perdendo, si sono persi un po' i valori, vero negli ultimi trent'anni. Invece, noi stiamo cercando di creare proprio un gruppo. Noi sosteniamo e ci autososteniamo. E quindi diciamo era idoneo l'acronimo amor per il nostro obiettivo. Invece, per i colleghi che vogliono associarsi. Uh, ovviamente anche loro ci scrivono via mail e dopodiché loro pagano una quota annua di 300 euro con scadenza 31-12, uh, firmano un contratto di collaborazione di volontariato che è compatibile sia col servizio sanitario che con la libera professione e poi una volta che entrano nella, nella fondazione... Una, noi abbiamo una cartella clinica digitalizzata condivisa dai vari medici e questo ci serve sia per raccogliere dati e per monitorare i pazienti. Io ti faccio tanti, tanti complimenti per l'impegno che profondi insieme ai tuoi colleghi in questa iniziativa che è importantissima e soprattutto gli auguri che diventiate sempre più diffusi nel mondo a questo punto, no? Perché veramente le cose che dici anche oggi io apprendo. E fanno tanto. Ma un'ultima domanda: ci sono controindicazioni o limiti di età? Non ho dimenticato di farti questa domanda. L'unica controindicazione è il favismo, che è una malattia genetica per la quale c'è proprio un deficit di un enzima hidrogeno eh, ossidato e ridotto, che è praticamente il GSH, col quale eh, l'ossigeno ozono proprio va a interagire. E uh, altre controindicazioni non ce ne sono, è stata inserita come controindicazione la gravidanza, ma non perché ci siano dei dati che dimostrano, soprattutto per un, da un punto di vista medico-legale, limiti di età no, ovviamente il limite di età può essere la deambulazione, essendo comunque una terapia che si fa presso uno studio medico. Il paziente deve essere in grado eh, di avere un'autonomia per poterci arrivare. Arriva solo questo. Eh, Va sì. bene, grazie, buone vacanze allora perché Al poi con le trasmissioni di oggi andiamo in vacanza e poi riprenderemo a settembre. Grazie.